È ancora una volta Maragnole ad ospitare la partenza, l'arrivo e il quartier generale della classicissima Astico Brenta. Si corre la 95 edizione, messa in cantiere anche quest'anno con la consueta passione da Franco Cogo e dai suoi collaboratori. Si parte dalla SCA, che produce impianti per l'allevamento avicolo a terra, e poi si parte per affrontare un percorso che va a sfiorare i 170 chilometri. Un tracciato di gara, quello allestito quest'anno da Franco Cogo, che si concentra nei dintorni di Marostica e Breganze. Infatti sono due i passaggi in programma sulla salita della Rogina e poi un circuito da ripetere quattro volte sulle strade di Breganze. Si corre anche per il trofeo Egi Zanotto, per il Gran Premio Lanaro, per il Gran Premio Fratelli Faresin SNC, alla memoria di Gabriele Faresin, la medaglia d'oro alla memoria di Enrico Tolone. Tonello e il Gran Premio la Vespaiola. Pronti via? E c'è subito una fuga piuttosto interessante. Ad andarsene sono Edoardo Martinelli della San Gemini Trevigiani. E Davide Adamo della Work Service Dynatech Vega, questi due battistrada arrivano a guadagnare un vantaggio di 4 minuti e 10 secondi sul gruppo quando ci si prepara ad affrontare per la prima volta la scalata alla Rosina. Dicevamo una salita che in questo 2020 ha visto passare tanti grandi eventi, tra cui ovviamente il campionato italiano professionisti organizzato da Filippo Pozzato, e poi anche la tappa del Giro d'Italia under 20. Ci passa anche la 95esima Astico Brenta con Adamo e Martinelli che viaggiano con 4 minuti e 10 sul gruppo. È a questo punto però che Radio Corsa comunica una notizia che fa tremare l'intera carovana della 95 esimo Astico Brenta. Uno dei 186 atleti in gara infatti giace a terra privo di conoscenza dopo essere rimasto coinvolto in una caduta. Si tratta di Davide D'apporto dell'Emilia Romagna che viene immediatamente soccorso dai sanitari al seguito della gara e dal medico di gara che contatta anche soccorso per il trasporto immediato in ospedale dunque gara che viene neutralizzata dalla direzione corsa a cura di Franco Cogo e Michele Franceschetto, che scelgono di fermare la corsa proprio per garantire che ad Apporto vengano offerti gli adeguati soccorsi e, soprattutto, per garantire che anche tutti gli altri atleti in gara possano continuare la prova in piena sicurezza. Dopo 24 minuti di stop forzato arriva la notizia attesa da tutti: Davide D'Apporto ha ripreso conoscenza, verrà comunque trasportato al nosocomio più vicino per gli esami di rito, ma è fuori pericolo. E allora con maggior serenità la sfida può ripartire. Tocca al giudice d'arrivo Giuseppe Canazza. far ripartire i due battistrada e quindi. Edoardo Martinelli e Davide Adamo ripartono con 4 minuti e 10 secondi di vantaggio sul gruppo. Un plotone che dopo aver rimesso la tacchetta sui pedali spinge a tutta per andare a riprendere i due battistrada. Infatti nel corso dello stop forzato si è fatta sentire la voce di diversi direttori sportivi che hanno invitato i propri atleti a dare il massimo per andare a darginare un'azione che aveva già raggiunto delle dimensioni piuttosto interessanti. L'inseguimento si corona poco dopo e infatti i due battistrada vengono riacciuffati quando si va verso la seconda scalata della rosina ed è proprio qui che le maglie della general store impongono un forcing dannato che mette alla frusta l'intero gruppo lo vedete transitare il plotone molto allungato e anche il piuttosto frazionato un primo forcing che fa da spartiacque in quella che è la storia del 95esima astico brenta una storia iniziata nel 1921 con il successo di Paolo Contin della Ciclisti Padovani e proseguita poi con tanti nomi illustri sino ad arrivare ai giorni nostri e ai successi targati 2019 da Filippo Rocchetti 2018 Davide Baldaccini e prima di lui Giovanni Carboni, Davide Enrico, Alberto Cecchin, Fabio Chinello e tanti altri ci si sposta a Breganze quindi sul circuito che andrà ripetuto per tre volte in quanto la direzione corsa dopo la sospensione forzata ha scelto di ridurre il tracciato e qui prende il largo un gruppetto di 28 corridori. 28 coraggiosi che riescono a fare la differenza proprio poco prima di entrare a Braganza e se ne vanno alla ricerca di un successo che può valere un'intera stagione infatti la l'Astico Brenta è una di quelle classiche nazionali che rappresentano un po' le perle del calendario italiano per Elite e Under 23 28 corridori che proseguono di comune accordo scavando un solco incolmabile per il resto della corsa, infatti arriveranno a guadagnare sino a un minuto e 40 secondi sul resto del gruppo e sarà il gruppo ad alzare bandiera bianca, dunque disco verde per questi 28 coraggiosi, quando siamo al cartello dell'ultimo giro collinare a Breganze, tra questi 28 attaccanti va segnalato il nome di Davide Baldaccini, che aveva vinto appunto l'Astico Brenta nel 2018, poi c'è quello di Filippo Baroncini della Beltrami TSRA Marchiol, quindi il nome di Edoardo Francesco Faresin della Casillo Petroli Firenze. Lorenzo e Francesco Galimberti della Viris Vigevano, Claudio Longhitano della Pistoiese, Stefano Gandin della Zalfero Mobile Desire Fior, quindi Riccardo Lucca della General Store SCB Fratelli Curia, Raffaele Radice e Francesco Di Felice della San Gemini Trevigiani, Luca Raggio della D'Amico Wem Tools e tanti altri che hanno caratterizzato la fase finale di questa corsa, ma quando siamo a 12 km dal traguardo, a tentare l'assolo vincente è il Trentino Riccardo Lucca, maglia della General Store SGB Curia. Prova il tutto per tutto quando mancano ancora da percorrere poco più di 10 km. Riccardo Lucca, un ragazzo sicuramente dotato di un buon passo, già vincitore in questo 2020 a Fubine Monferrato, transita sotto il palco per il suono della campana per l'ultimo giro pianeggiante quando mancano ormai 6 km al traguardo. Il suo vantaggio si attesta attorno ai 35 secondi sul Resto della corsa, quei 27 ragazzi che lo avevano accompagnato sino a poco fa nell'impresa di giornata. Dunque Riccardo Luca che transita il cartello dei 4 km al traguardo conservando ancora 25 secondi di vantaggio sul resto della corsa. Un Riccardo Luca deciso ad andare alla ricerca del BIS dopo essere stato protagonista anche ai campionati italiani a cronometro riservati ai professionisti che sono giunti proprio qui vicino e sono transitati da queste strade. Riccardo Luca ce la fa e va a cogliere a Maragnole il suo secondo successo stagionale a 47 secondi di ritardo aggiungono gli inseguitori con Pietro Aimonetto che tenta il tutto per tutto per andare a prendere il secondo posto ma viene raggiunto e superato da Filippo Baroncini Francesco Di Felice, Stefano Gandin ed Edoardo Francesco Faresin seguono Davide Masi, Daniel Smazzaro, Alessandro Santaromita e Alex Torio Riccardo Luca un altro strepitoso a solo, questa volta l'astico Brenta è tua sì, è stata una corsa già, già dall'inizio sempre tirata, poi abbiamo avuto un problema che ci hanno dovuto fermare. E la fuga in quel frangente ha preso tanto vantaggio, poteva essere gestita un po' meglio la neutralizzazione, però li abbiamo ripresi comunque in seconda rosina dove abbiamo fatto un forcing. Siamo rimasti un gruppo abbastanza numeroso. Poi, sugli ultimi, gli ultimi tre giri con lo strappo, siamo sfoltiti e in finale, venendo verso il circuito finale, ci ho provato e è andato bene. Queste strade ti avevano portato bene al campionato italiano professionisti nella cronometro individuale? Avevano fatto una bellissima prestazione e stasera ti hanno regalato un altro bellissimo successo. Sì, alla crono avevo partecipato per provare, anche vedendo la, la stat list eh, alla vigilia. Eh, però mi sono riuscito a gestire molto bene, è sempre un, buon, un ottimo sesto posto anche con i prof. Una dedica per questo successo? Ma alla squadra, sicuramente, e... e basta, niente in particolare. Siamo con Manuel Xausa, sindaco di Breganze, l'astico Brenta ormai è una tradizione di questo territorio. È una tradizione, ormai è già da qualche anno che l'arrivo è nel nostro comune, quindi qui a Maragnole per l'amministrazione comunale è un piacere essere presente e patrocinare l'iniziativa. 95 anni, 95 edizioni, non sono poche, quindi ancora più orgoglio essere qui presente oggi. Un percorso, quello del 2020, che ha valorizzato ancora di più il vostro territorio, con tanti passaggi a Maragnole e poi la fase decisiva proprio sulle strade di Breganze. Breganze ma non solo, è un biglietto da visita per tutto il territorio di Piedemontana Vicentina, le colline di Breganze, di Fara, Mara Ostica, Bersano, abbiamo tantissimo da offrire e da presentare quindi vi aspettiamo numerosi nel nostro territorio. Il ciclismo si conferma di casa da queste parti? Grande, grande tradizione ciclistica, prima si diceva anche della presenza del mitico lucillo vincitore nel 1964 dell'Astico Brenta, è grande territorio sportivo, grande, grande propensione ciclistica, ma quale sport è proprio di casa. Franco Cogo, 95 edizione dell'Astico Brenta, un'edizione ricca di partecipanti e di spettacolo. Sì, è stata un'edizione ricca di partecipanti, però... Diciamo che la gara ha avuto due gravi incidenti. Speriamo, speriamo che, che questi ragazzi riescano a cavarsene perché uno è stato portato via con l'elisocorso e l'altro l'abbiamo portato in ospedale a Vicenza. Eh, sono cose che succedono, va bene, ma comunque poi lo spettacolo è stato buono perché i corredori sono impegnati anche se ho dovuto fermare la scorsa, la corsa e farla sostare per 30 minuti comunque diciamo che nel, tutto sommato le cose sono andate bene una grande classica dal sapore delle corse che contano l'elastico Brenta diciamo è una corsa che conta perché se guardiamo l'album d'oro vediamo che chi ha vinto questa corsa sono tutti sono tutti professionisti un percorso rivoluzionato in questo 2020 così strano e è colpito dalla Covid, cosa bolle in pentola invece per il 2021? Ma il 2021 in pentola, beh, sempre elastico, perché io questa la devo portare alla centesima edizione perché l'ho promesso alla Campagnolo e devo ho in cantiere un grosso raduno e, e sto mettendo in piedi, in piedi una corsa a tappa di 4-5 giorni